Bentornati a 6K in Puglia. Oggi ci troviamo ai portici di Fasano con Palmina Cannone, presidente dell'Università del Tempo Libero. Con Palmina ormai siamo amici da tempo e non potevamo mancare alla 10ª edizione dei presepi del chiostro. Palmina, sei il motore, promotrice principale di tutto ciò e vedo che i presepi, tantissimi, nuovi! E il messaggio di tutto ciò? Il messaggio è, diciamo, un messaggio antico che ci viene proprio dal bambinello che è nato 2000 anni fa. E il messaggio di pace, soprattutto, di inclusione, di fratellanza, di amore e soprattutto rispetto dei diritti umani, quindi dai diritti del fanciullo ai diritti del popolo. Perciò questi presepi vogliono dire e gridare al mondo intero no alla guerra. Viviamo serenamente, tranquillamente, come ci viene detto da Gesù Bambino che nasce povero, però c'ha degli insegnamenti che sono quei valori che hanno accompagnato i nostri padri. Come dicevi tu, è il decennale, quindi veramente l'università ha accolto presepi che ci vengono da tutto il mondo, perfino dal Perù. Infatti abbiamo partner oltre al comune di Fasano, alla provincia di Brindisi, al comune di Crispiano, alla Proloco di Sant'Eramo, agli amici del Presepio, che è un'associazione nazionale con sede a Taranto. Abbiamo anche degli amici e l'Uni3 di Pagliano Frosinone, abbiamo la Spagna come partner, anche la Grecia e tutti i paesi oltre al Perù, abbiamo Messico, Argentina, perché questo messaggio che vogliamo veicolare è proprio un messaggio che deve arrivare ai cuori di tutti. Invito a visitare proprio Fasano perché in concomitanza della mostra I Presepi del Chiostro, Fasano è piena di installazioni artistiche di animali perché si celebra il 50° anno dalla nascita dello Zoo Safari e siccome l'Università di Fasano si interfaccia sempre con l'amministrazione, anche noi accogliamo il visitatore con una gigantesca giraffa. Giraffa realizzata dal maestro cestaio Mario Cofano, che è alta addirittura 4,30 m e pesa 3 quintali perché è tutta realizzata in, non solo in midollino, ma con un'intelaiatura di ferro e di legno. Allora venite a trovarci se volete trascorrere un'ora di emozioni, quelle emozioni che si sono perse nel caos della vita moderna. Questo è un presepe particolarissimo per l'idea, infatti, di Antonio Candida e ha immaginato che Gesù Bambino nasca tra le braccia di Papa Francesco, è realizzato in cartapesta con grande maestria. Anche questo è originalissimo, questo presepe, perché l'autrice ha utilizzato solo la pietra, addirittura le statue sono state realizzate in pietra e ci ha tenuto a riportare il Salmo 118:22. La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d'angolo e lì è realizzato questo presepe veramente inedito. Quest'opera è un presepe naturalistico perché ci tiene molto all'ambiente l'autore che è Pietro Fumarulo di Cisternino. Quest'opera è di Domenico Pesola, Bari, ha utilizzato nella realizzazione tutto materiale riciclato. Anche qui c'è un amore per l'ambiente.
Quest'altra opera presepiale è realizzata da sempre Domenico Pesoli di Bari, però con Lucia Scorrano, la quale ha realizzato tutti i personaggi del presepe in amigurumi. L'amigurumi è una tecnica molto difficile perché ha bisogno di mente scientifica, però l'autrice è stata molto precisa e puntuale nella realizzazione ed è un presepe che piace molto ai bambini. Questo piccolo presepe, che è un carretto, infatti più che presepe è la fuga in Egitto. Anche qui gli autori sono due, un ragazzo, Vito Cofano, e Maria Vinci, che ha realizzato i personaggi, anche questi, in amigurumi. Questo presepe ha un significato importante per l'università perché è stato portato da un maestro cartapestaio, Lorenzo Stano, di Sant'Eramo in Colle, con cui abbiamo fatto il gemellaggio, nel senso che lui ci ha portato questa opera e noi abbiamo dato un'opera realizzata nei laboratori dell'università. Anche questo presepe innevato di Saverio Matera viene dalla Proloco di Sant'Eramo, ho detto prima, con cui c'è il gemellaggio quest'anno. È bello questo scambio di presepi e anche di messaggi, perché significa che sia la Proloco di Sant'Eramo che l'Utiele di Fasano vogliono gridare ancora una volta pace nel mondo. Un'altra artista di Crispiano, Rosa Lucaselli, quest'anno ha realizzato il presepe in un rudere. I particolari sono stati curati, anche queste, con grande professionalità e soprattutto amore. Il messaggio, qual è il messaggio di questo presepe come di tutti gli altri? Un no alla violenza in generale, alla violenza contro i fanciulli, contro i popoli, contro le donne, contro gli uomini in generale. No alla violenza. Presepe in valigia, che cosa significa? Però di un artista di Monopoli, Eleonora Capra, la quale ha voluto dire che i veri valori della vita non vanno chiusi in valigia, le valigie vanno aperte, quindi apriamo il cuore alla speranza che nel mondo non ci siano tutti i tipi di violenza, da quella psichica a quella fisica. E questo è il messaggio dell'autrice. Il presepista Stefano Francioso è giovanissimo, infatti si è iscritto al primo anno dell'Istituto d'Arte. È stato proprio folgorato, diciamo, da questa passione per il presepe e lo ha curato nei minimi particolari. Viene da Montalbano e a lui, veramente, che è giovane, auguriamo di proseguire a lanciare i messaggi di pace e serenità. Ancora un presepe in valigia, questa volta la valigia è più grande, sempre dell'artista di Monopoli, Eleonora Capra, e ha voluto ancora rappresentare il cuore. In fondo questa valigia non è che il cuore dell'uomo, il cuore che non deve rimanere chiuso, non deve rimanere diciamo sotto chiave nel suo egoismo, ma deve aprirsi agli altri, includere tutti gli altri. Ecco perché inclusione, includere gli altri, chi è meno fortunato, chi è più povero, chi ha fame, chi ha subito violenza, chi ha subito anche il bullismo, perché anche questo è un tipo di violenza sui ragazzi, chi istica al suicidio. Questi sono tutti i messaggi che questi presepi vogliono diffondere nel mondo. Un presepe tutto bianco di Paolo Caramia di Crispiano.
questo biancore che cosa significa? Cioè la luce che Gesù, nascendo povero, lancia e porta a tutti gli uomini di buona volontà. E ricorda anche questo biancore le case imbiancate di calce dei nostri paesaggi pugliesi. Questo presepe racconta un po' la storia del personaggio, è un presepe antico degli anni 60 e che fu realizzato dal pittore, architetto, artista fasanese Mikhail Galizia e fu presentato alla selva di Fasano quando si realizzavano dei grandi presepi. E allora racconta proprio una storia per dire che il presepe è proprio insito nel cuore dei fasanesi, che sono sia dall'Ottocento al Novecento hanno sempre anche in casa realizzato presepi. Questo è di Michele Conserva, il quale l'ha voluto posizionare proprio qui all'ingresso perché è dedicato ai bambini. E infatti c'è il girotondo delle pecorelle che piacciono tanto ai bambini e lui ha ripreso un pensiero di Papa Francesco, il quale ha detto che il presepe è proprio il momento del bambino in cui si ritrova lo stupore fanciullesco. E questo è il messaggio che l'autore ha voluto veicolare, cioè stupirci ogni anno dinanzi alla nascita del bambinello. La facciata del municipio di Fasano realizzata in pietra licise e lo stemma è inciso a mano sempre da Aldino Valentini e abbiamo voluto rappresentare questa opera monumentale perché veramente è stato un lavoro certosino e di grande professionalità. Anche questo ha un suo significato, cioè il presepe nel mondo, in un mappamondo e di Eugenia D'Onofrio di Fasano. Volutamente abbiamo collocato questo mappamondo al centro dei due municipi che come soggetto identico, come realizzazione invece vedrete nel prossimo presepe sono diversi, a dire che Fasano sta al centro del mondo, cioè l'università è internazionale in quanto, come ho detto nella premessa, ci sono proprio delle collaborazioni con ogni parte del mondo. E l'altro municipio, questa volta però l'autrice Anna Rosa Cincavalli di Fasano ha voluto raccontare un po' la storia antica. Infatti, come si può notare, sotto il municipio sono allogate le botteghe degli artieri, degli artigiani fasanesi. In ultimo ha messo anche i santi protettori, cioè la protettrice, la Madonna del Pozzo, San Giovanni e Santo Stefano protomartire. All'interno ha ricreato degli ambienti proprio della fasanesità. In questo grande presepe che vedete alle mie spalle è rappresentato da una parte
Fasano con il municipio, poi abbiamo Alberobello e Locorotondo. Perché? Perché abbiamo detto i presepi del chiostro, inclusione. Allora immaginiamo che i pastori, partendo da Fasano attraverso Alberobello, poi vanno ad accogliere a Locorotondo il bambinello. Quindi anche questo è una solidarietà, un'inclusione di comuni diversi. Pietro Taurisano ha voluto immaginare la nascita di Gesù in un'anfora, che è proprio la caratteristica pugliese in Creta. Questo presepe in miniatura l'abbiamo voluto ambientare in questo segmento museale della cucina fasanese di un tempo, perché abbiamo noi all'università il Museo Arti Antiche Fasanesi, che facciamo rivivere anche a Natale. Particolarissimo questo presepe di Franco Saracino di Pezzi di Greco, realizzato tutto in legno di pino, e veramente anche le statue, quindi bisogna veramente dare merito a questo artista che dalla natura è riuscito a creare un'opera d'arte. Eleonora Capra di Monopoli, abbiamo già visto i presepi in valigia della stessa autrice, qui ha voluto rappresentare proprio una grotta, una delle tante grotte nostre pugliesi, e lì ha fatto nascere Gesù. Questo presepe realizzato nei laboratori dell'Università del Tempo Libero da Pasquina Calandrella, che è la docente di creazioni artistiche, ha una particolarità: le statue sono ottocentesche e provengono proprio dalla tradizione fasanese. Particolarissimo questo presepe realizzato da Maria Argento di Fasano, con i legnetti, le reti e altro materiale spiaggiato. Quindi Gesù veramente nasce povero a insegnarci la pace e la non violenza. Natale è anche tradizione, questo è proprio uno dei classici presepi che i nostri padri realizzavano nelle case ogni volta che arrivava Natale, per la gioia dei bambini. L'autrice Pasquina Calandrella di Fasano. Quest'anno i presepi sono stati abbelliti anche da una collettiva di pittura di tre autrici fasanesi, Domenica Renna, Jenny Ferrara e Valeria Van Westraut, le quali hanno voluto rappresentare il Natale e la Natività, ognuno con una propria ispirazione e con una propria tecnica.
un'inedita mostra fotografica intitolata Presepe del Novecento e dello scultore, professore, artista Domenico Narducci di Pezzi di Greco, che vive però a Colleferro ed è presidente dell'Unitre di Pagliano in provincia di Frosinone. Che cosa ha fatto questo maestro? Ha realizzato delle sculture raffiguranti 5 generazioni del suo paese, del suo territorio, quindi generazioni di un tempo che si interfacciano con generazioni di oggi, e ha voluto rappresentare questo presepe. È fotografica la mostra, l'anno prossimo ha promesso che ci porterà proprio tutte le sculture. Nella mostra, della mostra fotografica, fanno parte anche tutte le foto dei presepi che in questi 10 anni lo stesso autore ha presentato nella nostra università. Quindi il decennale è anche una storia del ricordo, dell'iter, dei progressi pure, diciamo, della crescita della nostra mostra presepiale. Un'opera davvero inedita, ha avuto un'idea geniale, è sempre Domenico Narducci, il quale ha immaginato in 3 pezzi questo presepe. Allora, questo che vedete sarebbe la grotta, però è tutta istoriata, quindi bisogna venire proprio nella nostra sede per poter apprezzare l'opera e vederlo da vicino. Poi abbiamo in quest'altro blocco tutti i personaggi del presepe e ancora bellissimo i 3 re magi che sono istoriati da 3 lati. Un'opera geniale, sinceramente bellissima, che i visitatori stanno apprezzando particolarmente.
Gesù nasce nella culla di un fanciullo. Questo è il titolo che Giuseppe Cosacco, che è un cartapestaio di Putignano, ha voluto dare al suo presepe, perché ha realizzato l'opera utilizzando dei pezzi di una culla di un fanciullo. È avanti negli anni, però è pieno di tanto entusiasmo sia per la cartapesta che anche per il presepe. Quindi questo presepe è rivolto all'infanzia. La molecola dell'amore, un titolo originalissimo, or come originale anche la rappresentazione di questo inedito presepe di Francesco Saracino di Pezze di Greco Fasano. L'amore che dovrebbe essere veramente la colonna portante dell'umanità, per dire no alla violenza di genere, alla violenza in generale, per dire no alle guerre, no alla fame, no alla distruzione della natura, e dire sì invece alla fratellanza e all'inclusione e al rispetto di tutti. Abbiamo detto che la mostra è internazionale, infatti è presente anche il Perù. Sono venuti appositamente dei peruviani e la presidente dell'associazione Ritmo Color y Sabor, Isabella Tapia, con cui abbiamo il gemellaggio, ad allestire questo presepe. E uno è diviso in tre parti. Dovete sapere che in Perù è molto sentita la devozione del presepe, per cui nelle tre parti geografiche, nella selva, nella costa e nella montagna, ci sono tre rappresentazioni presepiali diverse, con costumi diversi. Allora, ho detto prima, partiamo dalla selva, dove sono le statuine, sono tutte mignon piccolissime. Poi arriviamo alla costa con costumi differenti, per avere poi l'esplosione nella montagna. Infatti c'è un quadro che alle mie spalle che rappresenta proprio l'esplosione della natura, e questo ci fa un piacere enorme, in quanto ci sentiamo veramente cittadini del mondo. Gesù nasce sotto l'ulivo. Del resto l'ulivo rappresenta la pace ed è l'albero che caratterizza proprio la Puglia, qui non solo Fasano, e di Mastrandrea di Palo del Colle. Accanto c'è un'altra opera presepiale molto particolare, perché è dello scenografo Romeo Riccardo, il quale da Marina di Carrara è venuto appositamente il giorno prima dell'inaugurazione a montare il suo presepe, che rappresenta una scena teatrale. Anche questo è unico nel suo genere. Un'altra forma di rappresentare il presepe è il diorama. Infatti due artisti diversi, Antonio Bello e Mauro Tomaselli, hanno realizzato la Natività in diorami che sono veramente stupendi. L'altro diorama molto bello, anche questo, di Antonio Bello. Entrambi sono di Taranto.
Ed ora vi presento il capolavoro di capolavori. È un diorama gigantesco del maestro di fama internazionale Giacinto Gentile di Massafra. È un artista veramente grande e questo diorama ha girato il mondo, per cui siamo orgogliosi di ospitarlo all'Università del Tempo Libero a Fasano. Questo presepe, tutto imbiancato come erano le case alla Fasanese di un tempo, l'autore Michele Massaro condensa e racconta tutta la vita quotidiana della fasanesità di un tempo. Quindi troviamo tutti gli ambienti, che poi erano pochi, era tutto in un ambiente dove c'era l'alcova, sarebbe la stanza da letto con i servizi igienici, li chiameremo oggi. Poi c'è la cucina monachile, e c'è la signora, la padrona di casa, che sta realizzando i panzerotti, e vediamo anche le ramasole, i famosi grappoloni di pomodori della regina che si conservavano per tutto l'inverno. C'è il braciere, quando non c'era il termosifone, e quindi faceva freddo, la famiglia si radunava intorno al braciere per recitare il rosario oppure per raccontare storie. Quindi una pagina storica della nostra Fasano. Abbiamo anche Trani e siamo veramente per la prima volta orgogliosi di ospitare un'opera di Gianni Parisi, il quale è venuto apposta da Trani, come dicevo prima, a portarci la sua opera fatta, realizzata in pietra di Trani. Quindi un'opera anche questa minuziosa, capillare, e dalla quale traspare la professionalità del presepista. La nostra sede, l'ex convento delle Carmelitane di antica osservanza, non è solo la sede dell'Università del Tempo Libero, ma ospita anche altre associazioni a cui l'Università ha rivolto l'invito di aprire le proprie porte per ospitare i presepi dell'UTL. Devo dire che abbiamo trovato i vari presidenti molto felici di collaborare a questa iniziativa. Ci troviamo nella sede dell'AIL con un presepe che ci è arrivato da Brindisi, e il maestro Moccia, anche questo molto particolare e molto bello. Thank you.
alla mia sinistra la lanterna napoletana di Francesco Cimenis. Particolarissima è questa ricerca dell'alloggio più che un presepe, e Antonio Bello l'ha voluto ambientare tra i trulli. Alla mia sinistra una natività in cartapesta sotto campana del professor Francesco Invidia, e devo dire che è l'autore di fama internazionale. I suoi presepi sono esposti in tutto il mondo ed è il presepista del Papa, tant'è che una sua opera sta al Vaticano, e 2 anni fa espose il suo presepe addirittura al Quirinale. Questo presepe maestoso è di Francesco La Notte. Nel presepe napoletano da metà Settecento la scena della Natività, anziché nella stalla, viene più spesso ambientata in un tempio o in un arco romano diroccato. A influenzare tale scelta, che voleva simboleggiare il trionfo del cristianesimo sul paganesimo, ha certamente contribuito il grande interesse suscitato della scoperta della città di Ercolano avvenuta nel 1734. Fonte di ispirazione per la creazione di queste scenografie presepiali sono state le opere dei cosiddetti rovinisti, cioè pittori specializzati nella rappresentazione di ruderi dell'architettura classica. I pastori sono la Sacra Famiglia, la donna, gli anziani, e sono tutti, fanno parte della collezione dell'ingegner Francesco La Notte, che è l'autore. Ancora a Palo del Colle, un altro esempio di presepe realizzato da Mastrandrea, con, devo dire, veramente consapevolezza e anche grande creatività. Un altro autore che veramente ci ha accompagnato in molte edizioni di questo decennale ed è Giorgio Masi di Gioia del Colle, anche lui un famoso presepista che cura tutti i particolari, oltre all'amore che ci mette nella realizzazione di questi presepi, il cui messaggio è sempre quello della fratellanza, quello di San Francesco d'Assisi e della non violenza. Presepe in bottiglia di Taurisano, anche qui è l'arte proprio del presepe, perché è in miniatura e quindi ha bisogno di cure e tecniche particolari. Presepe scomposto del gruppo dell'associazione Gli Angeli del Ponte di Fasano, però c'è stata la collaborazione di nonno Giulio Castellana, e quindi è bello vedere anche interagire anziani con giovani, tutti presi dalla realizzazione di quello che rappresenta il presepe, che non mi stancherò mai di dire che è amore e soprattutto pace. Un presepe molto originale realizzato da Laura Fumarola, è un libro, infatti il presepe si trova nel libro universale, che significa nel libro proprio dell'umanità, e quindi significa che l'umanità ha ancora bisogno del presepe e dei messaggi che lui ci manda diritto al cuore. Un altro presepe storico degli anni 60 dell'artista fasanese Michele Galizia, il presepe in un rudere.
anche al decennale non poteva mancare il nostro Gesù Bambino di Praga. È un'opera d'arte del Settecento che ci è stata gentilmente concessa dalla confraternita di Santa Maria della Salette e di San Francesco di Paola di Fasano. Un presepe in miniatura di Michele Massaro, anche qui è la Natività nel trullo, la caratteristica proprio di Fasano. Ci troviamo nella stanza dell'Anfi che ci ha permesso di esporre i nostri presepi. E abbiamo un presepe tradizionale realizzato di Pasquina Calandrella e un altro che rappresenta una città della Puglia. Questo è di Francesco Corallo di Villa Castelli. Il presepe, molto bello e originale, è su tre piani. Di questo autore voglio dire che lui ha creato la figura di papà presepio che va in bicicletta a portare i doni in contrapposizione con Babbo Natale che porta invece i regali. Questo è il messaggio che vuol diffondere, perché è molto legato ai valori della famiglia, della fratellanza che il presepe rappresenta, la serenità e, continuo a dire, lo stupore, perché ormai noi non riusciamo più a stupirci. Siamo diventati assuefatti alla violenza, alle guerre e a tutto il male che ci circonda. Il presepe, ricordiamoci, è il bene che deve sconfiggere il male. Natale è la festa per eccellenza dell'infanzia, quindi questa rassegna presepiale non poteva mancare l'angolo dedicato proprio ai nostri bambini, ai nostri fanciulli. Ed ecco che Anna Rosa Cincavalli ha creato dei presepi che sembrano veramente usciti dei libri delle favole. E allora raccontiamolo ai nostri nipoti, ai nostri figli, ai nostri bambini, la favola più bella del mondo, che è quella di Gesù che nasce in una povera mangiatoia e viene riscaldato dall'affetto di San Giuseppe, della Madonna, dal bue e dall'asinello. Nell'angolo dedicato ai bambini non poteva mancare Babbo Natale, anche se non è una tradizione nostra italiana, però nelle favole c'è Babbo Natale e a noi invece c'è la Befana, soprattutto, che porta i doni ai bambini. I più piccoli potranno farsi una bella foto e portarsela via per ricordo. Sarà proprio la memoria di questo decennale della mostra I Presepi del Chiostro. Palmina, grazie mille per il tuo esaustivo racconto, grazie mille anche ai artisti e grazie a te che puoi ospitare e accogliere i capolavori di questi artisti, e penso che il messaggio vale sempre della pace nel mondo in generale. La mostra si può visitare fino al 14 gennaio, la mattina dalle 10 alle 12, però per i gruppi e le scuole è su prenotazione, invece tutti i giorni, comprese anche le festività, dalle 18, diciamo fino alle 20, però spesso quando il flusso dei visitatori è maggiore stiamo anche fino a più tardi. Io ringrazio veramente, sai che in Puglia, di cuore, perché viene a riprendere questi capolavori. Io ringrazio Pino, ringrazio Valeria, veramente ci siete vicini e di questo l'UTL ne è molto grata. A chi ci vedrà, chi ci verrà anche a trovare, io auguro un sereno Natale che sia veramente senza guerre, senza male nel mondo, ma che sia un Natale sereno e un buon 2024. Grazie a tutti. Grazie Palmina ancora una volta.
È meglio venire qua di persona a vedere tutto questo, perché anche se abbiamo cercato di fare più dettagli possibili nei video, la cosa migliore è vedere con occhio, perché riesce a comprendere meglio veramente tanta bellezza. Grazie per i vostri mi piaci su questo video, sicuramente vi è piaciuto, sono sicura, per favore. E se vi piace quello che facciamo, scriveteci anche i commenti, condividete questi video e noi ne facciamo tanti altri ancora più belli. Quindi, sai che può interessare o coinvolgere anche te? Adesso lo sai!